Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori di Liberi.tv, i congressisti e tutti quelli che stanno partecipando a questo nostro congresso online, questo nostro secondo congresso online di Liberi.tv. Dichiaro aperti i lavori del secondo congresso di Liberi.tv e a questo punto chiamo la presidenza Gianni Colacione, Marco Marchese e Donato Volpicella. Nomino come speaker del congresso per la gestione dei lavori ai sensi dell'articolo 1 del regolamento congressuale Marco Malchese, al quale passo la parola. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a te, a tutti i congressisti collegati online e a quelli che si collegheranno offline. Grazie, accetto molto volentieri la nomina di speaker, ai sensi di questo regolamento congressuale per la gestione dei lavori. Buonasera a tutti e benvenuti. Quindi dobbiamo passare subito ad alcuni adempimenti. Questa prima sessione, nel ricordare a tutti i congressisti che questo congresso online si svolgerà in varie sessioni, cioè questa prima sessione di apertura di oggi, poi nei prossimi giorni fino a sabato saranno delle sessioni giornaliere offline, aperte 24 ore, che si svolgeranno su un forum esclusivamente dedicato per quanto riguarda i lavori congressuali, e poi domenica ci sarà la sessione conclusiva. Tutti i congressisti nei giorni scorsi hanno ricevuto via mail l'invito con il materiale congressuale, vale a dire l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, una pagina con delle informazioni e il regolamento congressuale. Tutti i congressisti hanno ricevuto anche un'email con un invito per iscriversi al gruppo Google che è esclusivamente dedicato ai lavori di questo congresso e che servirà per espletare i voti palesi quando, diciamo, arriverà il momento. Poi, se sarà necessario utilizzare domenica prossima il voto segreto, questo sarà esercitato attraverso un link che rilasceremo diciamo a tempo debito, e in più questo gruppo Google servirà per due cose. La prima sta per verificare adesso, vale a dire la verifica del numero legale per quanto riguarda il congresso, per questa prima convocazione. Se non ci sarà il numero legale, sospenderemo i lavori e riapriremo i lavori alle ore 19 con la seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenze. E, in più, sempre dopo la relazione del presidente, del tesoriere e dopo la relazione del direttore della Web TV, se saranno presentati, ecco, emendamenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, al regolamento del congresso, anche per questa ragione servirà questo gruppo Google, perché bisogna inviare un'email al gruppo con la proposta di emendamento all'ordine del giorno dei lavori e regolamento del congresso, e utilizzeremo sempre lo strumento del gruppo, per cui la posta elettronica, la semplice email, vi daremo opportune istruzioni per votare in modo palese gli eventuali emendamenti a ordine del giorno, ordine dei lavori e proposte di regolamento del congresso, e per l'approvazione dell'ordine del giorno, dell'ordine dei lavori e del regolamento congressuale. Queste operazioni qui si svolgeranno dopo la relazione del Presidente e del Tesoriere, e già, diciamo, durante, penso di aprire, di non aspettare molto per l'apertura delle iscrizioni a parlare. Adesso faremo un po' questa formalità di verifica del numero legale. Dopodiché apriremo subito l'iscrizione a parlare. Per iscriversi al parlare sarà sufficiente inviare un'email sempre al gruppo Google, che nei giorni scorsi i congressisti hanno accettato. Chi non ha accettato l'adesione al gruppo Google è pregato di farlo, altrimenti sarà impedito nell'esercitare i diritti che il regolamento congressuale gli dà. E dopo le relazioni, appunto, si aprirà il dibattito generale, quindi ci saranno degli interventi che potranno essere in diretta oppure in registrata. Arrivato a questo punto, se ci sono domande, qualsiasi domanda, utilizzate sempre l'email del gruppo, in modo che Donato Volpicella, che è chiamato qui alla presidenza, lui fa la gestione, diciamo, in back office, dietro le quinte, fa tutta la direzione tecnica del congresso.
Se ci sono delle domande, inviate pure un'email, riceverete sempre attraverso questo gruppo Google esclusivamente dedicato l'opportuna risposta. Allora, arrivato a questo punto, chiedo la disponibilità di Donato ad inviare ai congressisti l'email per accertare la presenza, in modo che possiamo fare la conta per il numero legale del congresso. Se saremo in numero legale, procederemo subito e quindi darò la parola al Presidente per la sua relazione. Se non saremo in numero legale, sospenderemo i lavori e lo riapriremo alle ore 19 direttamente con la relazione del Presidente. Ci diamo un termine per quanto riguarda la risposta per l'accertamento della presenza del numero legale, e questo termine lo fisso in 10 minuti. Per cui, dal momento in cui Donato mi dirà che l'email è partita, faremo trascorrere 10 minuti, conteremo le risposte, quindi verificheremo la presenza dei congressisti e vedremo se saremo in numero legale. Nel frattempo vedrete scorrere degli spot o degli spezzoni di trasmissioni sullo schermo. Comunque sarà evidente un sottopancia che spiegherà che cosa sta succedendo in questo momento. Per cui Donato, quando mi dà la conferma che le mail sono partite, mi fai un cenno, così lo so, e fisserò l'orario esatto per il termine dell'accertamento del numero legale. Ora restiamo in attesa, e nel frattempo che Donato fa partire l'email, posso darvi delle altre informazioni. Allora, vediamo un po'. Ok, Donato ha inviato alle ore 18.07, per cui alle ore 18.17 si chiude il termine per l'accertamento delle presenze. Donato, ti pregherei di chiudere la diretta, di mandare degli spot e di mettere un sottopancia dove scrivi chiaramente che fino alle ore 18.17 siamo in fase di accertamento del numero legale. Bene, signori congressisti, abbiamo accertato che in questo momento non siamo in numero legale, ai sensi dello statuto. Di conseguenza, a questo punto, i lavori del congresso sono sospesi e riapriranno in seconda convocazione con qualsiasi numero alle ore 19. Vi ringrazio e a più tardi. Prego Donato di mettere un sottopancia dove scrive che i lavori riprenderanno in seconda convocazione alle ore 19 e si riapriranno con la relazione del Presidente. Bene, cari congressisti, di nuovo buonasera, si riaprono i lavori del secondo congresso di Liberi TV. Allora, nella prima convocazione delle ore 18 non eravamo in numero legale, adesso siamo in numero legale perché non, il regolamento prevede qualunque sia il numero dei partecipanti. Il congresso è formalmente costituito, alla presidenza ci sono io in qualità di speaker, nominato dal presidente Riccardo Cristiano, che abbiamo la presidenza abbiamo anche Gian Nicolacione e Donato Volpicella. Allora, ci sono prima di tutto delle comunicazioni di servizio. Pregherei però Donato di incominciare ad affrontare il collegamento con il Presidente Riccardo Cristiano per svolgere la sua relazione. Nel frattempo che approntiamo il collegamento, io do queste comunicazioni. Allora, voglio ricordare ai congressisti. Scusi il microfono. Allora, voglio ricordare ai congressisti che l'ordine dei lavori dice questo: adesso si svolgerà la relazione del Presidente insieme alla relazione di tesoreria, dopo ci sarà la relazione del direttore della Web TV, al termine della relazione del direttore della Web TV scade il termine per la presentazione degli emendamenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori e al regolamento del congresso. Subito dopo si va all'approvazione di eventuali emendamenti e conseguentemente si va all'approvazione dell'ordine del giorno, dell'ordine dei lavori e del regolamento congressuale. Allora,
come si presenta un emendamento all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori e al regolamento del congresso. Bisogna inviare un'email con l'emendamento attraverso il Google Group che è stato approntato ed esclusivamente dedicato a questo congresso, quell'area dove insomma si vota. Dichiara aperte fin da adesso le iscrizioni a parlare. Le iscrizioni a parlare, per quando, diciamo che chi è iscritto al congresso può mandare un'email sempre nel Google Group per comodità, oppure può indirizzare un'email all'indirizzo di posta elettronica liberitv@gmail.com. Gli ospiti che sono collegati possono chiedere di intervenire, noi li metteremo in scaletta. Devono fare anche loro richiesta, perché è chiaro, non siamo in un luogo fisico dove diciamo ci guardiamo negli occhi, per cui si alza la mano, si vede, eccetera, eccetera, per cui un cenno per cortesia agli eventuali ospiti collegati che desiderassero intervenire, un cenno con un'email a liberitv@gmail.com. Questo vale per i congressisti, per gli ospiti, per gli osservatori. Ripeto, se un congressista trova comodo utilizzare il Google Group che abbiamo messo in piedi esclusivamente per questo congresso, può fare la sua richiesta di intervento anche attraverso questo strumento, sempre con l'email. Sono aperte le iscrizioni a parlare, quindi ricordo che dopo la relazione del Presidente, dopo la relazione del Tesoriere, di Tesoreria, dopo la relazione del Direttore della Web TV, scade il termine per la presentazione degli emendamenti, ordine del giorno, ordine dei lavori, regolamento del congresso. Dopo si riapre di nuovo una fase di votazione, spiegherò tutto dopo, e subito dopo la votazione si apre il dibattito generale. Se ci saranno interventi in diretta, le persone saranno collegate attraverso la collaborazione tecnica di Donato Volpicella. Diversamente, noi abbiamo già un certo numero di contributi che abbiamo registrato nei giorni scorsi, per cui ve li proponiamo. E tutto quello che abbiamo registrato intendiamo proporlo all'inizio del congresso, proprio perché poi i lavori si chiuderanno entro le 23 stasera. Non è detto che arriveremo alle 23, vedremo un po' come arriveremo con i tempi. E poi ci sarà da domani fino a sabato la sessione offline, quindi avremo già questa base di discussione congressuale e poi dopo si potrà intervenire con un forum, vi daremo tutte le indicazioni per accedervi, dove si potrà rispondere a tutti gli interventi che ascolterete, può diciamo intervenire liberamente attraverso il forum sia in scritto e sia in audio video. Mano a mano vi daremo diciamo tutte le informazioni. Adesso, se il collegamento è pronto e io a Riccardo, il nostro presidente, lo vedo, darei la parola al presidente di Liberi TV, Riccardo Cristiano, per la sua relazione.